Tappa pugliese per il presidente nazionale del CSI Massimo Achini, che nei giorni scorsi a Lecce ha incontrato i ragazzi e i bambini del Centro Sportivo Italiano del Leccese per parlare di sport come strumento per educare i valori cristiani. Intanto, sempre in quell'occasione è arrivato anche il sì da parte del sindaco di Lecce Paolo Perrone alla realizzazione nei prossimi mesi, sempre a Lecce, di un vero e proprio giubileo dello sport. Noi diciamo sempre che negli oratori la catechista, l'educatore, il parroco a volte fanno fatica, no, a coinvolgere, pur avendo un messaggio straordinario che è quello del Vangelo. Un pallone, diciamo, lo cattura subito il bambino, il ragazzo, e per cui ecco, conciliare il gioco con il momento dell'educazione ai valori cristiani, questo credo che sia una straordinaria potenzialità per la comunità educante, la comunità insomma, soprattutto del mondo degli oratori. Lo sport fa un gran bene alla vita dei ragazzi e dei giovani e raddoppia le sue potenzialità educative quando incontra il disagio. In ogni situazione di periferia, ce l'ha ricordato Papa Francesco il 7 giugno 2014, c'erano tantissimi amici della Puglia in piazza San Pietro a fare festa con Papa Francesco. Ecco, quando parliamo di periferie non parliamo solo di periferie del mondo, di periferie geografiche, ma anche di periferie umane, esistenziali. Credo che la Puglia stia svolgendo un servizio, soprattutto in questi ultimi anni, davvero straordinario in termini educativi. Sono molto orgoglioso dell'attività che svolge il CSI di Lecce e dell'attività che svolgono tutti i comitati della Puglia. Desidero ringraziarli davvero alla fine di questo quadriennio e incoraggiarli ad andare avanti esattamente con quello che stanno facendo, una grandissima passione educativa e un'intenzionalità molto forte di portare lo sport in questa regione dappertutto e a tutti. Questo resta il grande sogno del Centro Sportivo Italiano. C'è anche una richiesta da parte del CSI, un evento importante qui a Lecce, magari anche un giubileo degli sportivi. Perché no? Una bellissima idea. Io mi auguro che questo possa realizzarsi. Sono contento che il presidente nazionale del CSI abbia fatto questa proposta e abbia pensato a Lecce. Lecce è una città, credo, pronta ad accogliere un evento di questo tipo, anche perché è una città che è cresciuta molto in questi anni e credo che lo sport possa dare una mano a questa comunità ad essere sempre più al passo con i tempi. Presidente, quindi la sua richiesta è stata accolta a piene mani? Beh, non avevo, devo dire, grandi dubbi, perché il sindaco è un sindaco che dal mondo degli sportivi merita subito la fascia di capitano, sostanzialmente la merita per la passione sportiva che ha, ma anche e soprattutto per la lungimiranza con la quale guarda allo sport come strumento importante per il bene della comunità e delle persone. E contiamo nelle prossime settimane di poter elaborare una proposta concreta.